quarto entra con forza nella rete degli itinerari che la città metropolitana ha predisposto per la promozione e la valorizzazione dell'intero territorio a partire dai siti UNESCO. Quarto si inserisce nel sistema Flegreo, per il quale si sta già profilando una richiesta di riconoscimento diretto come patrimonio dell'umanità, e lo fa con la forza dei suoi monumenti risalenti al periodo romano. Testimonianze meno note di quelle di Pompei, Ercolano, Plontis, già insignite del prestigioso sigillo, ma non per questo di minore importanza, come la Fescina. È una necropoli di età romana, è datata all'età augustea, quindi quando a Roma c'era l'imperatore Augusto. Un gruppo di persone venne a vivere in questa zona, venne a vivere in una villa rustica, e accanto alla villa rustica costruirono anche una necropoli dove poter seppellire i loro morti. Abbiamo in alto quindi una cuspide sotto una camera funeraria e sotto ancora una camera funeraria semipogea. Quindi entrando all'interno scopriamo che ci sono delle nicchiette dove gli antichi romani seppellivano i loro morti all'interno però di urne. In questa zona c'era quindi un ustrinum, ovvero un posto dove il morto veniva bruciato, veniva cremato, si raccoglievano ceneri ed ossa e venivano messe all'interno delle urne. Obiettivo della città metropolitana è quello di sfruttare il traino dei siti UNESCO per consentire il prolungamento dei periodi di stanzialità turistica, valorizzando, con il coinvolgimento di tutti i comuni, le eccellenze di cui il nostro territorio è ricco, creando dei percorsi che sono stati raccolti in un volume che viene distribuito nei maggiori saloni dedicati all'incoming, a cominciare dal Salone Mondiale dell'UNESCO di Siena. È un'occasione che non ci siamo fatti scappare, grazie anche alla sinergia che è avvenuta subito con la città metropolitana, che ci ha consentito di inserire i nostri siti all'interno di questo libro che è stato presentato recentemente a Siena. Oltre alla questione archeologica abbiamo dei percorsi enogastronomici particolarmente importanti che il nostro territorio riesce ad offrire. Il libro è stato presentato questa mattina alle scolaresche nella sala consiliare del comune. Ringrazio il sindaco e amico Antonio Sabino, ringrazio l'assessora alla cultura Raffaella De Vivo per averci invitato a questo evento dove abbiamo potuto far capire agli alunni delle scolaresche di quarto quanto sia importante la valorizzazione del nostro territorio. Partendo sempre dai siti UNESCO, il nostro territorio, specie quello flegreo, ha tanto da valorizzare e da far conoscere più. La consigliera metropolitana delegata ai siti UNESCO, Elena Coccia, promotrice del progetto degli itinerari, ha definito quello di stamani un momento molto bello perché si tratta di bambini che tra l'altro stanno anche partecipando a progetti sul territorio. D'altra parte è con loro e da loro che bisogna cominciare per la tutela e la protezione del nostro territorio. Poi alla valorizzazione ovviamente devono pensare gli adulti.